Alessandro Stagno ha in mano un bicchiere, gioco forza, perché con lui parliamo della Cantina Nardi, che è qua, che propone in degustazione vini specialissimi, è così? Sì, abbiamo in degustazione 5 vini, tutti toscanissimi, presi dall'azienda Frescobaldi. Partiamo con un classico rosso di Montalcino, poi c'è un bel taglio bordolese tenuto a Frescobaldi, appunto. Andiamo in Friuli con un Pinot Grigio Ramato Athems, si ritorna in Toscana con un bianco di Pomino e finiamo con il fiore all'occhiello, che è un po' di questa serata, che è il Leonia, che è sicuramente una delle migliori bollicine che si fa in Toscana. Senti, ma l'attenzione che c'è per i vini italiani in genere, i vini poi toscani in particolare, verso questi mercati che sono tutti nuovi, questa cosa può incuriosire, può stimolare. È anche per questo che uno è qua stasera. Certo, sicuramente il vino italiano è un po' la merce che porta avanti l'export, il food e tutto quanto. È una delle merci più apprezzate all'estero e in Europa e non solo, come dimostra. Un bel biglietto da visita. È un bel biglietto da visita. Hai sintetizzato tutto molto meglio di me.